Bene, di qua. Seguitemi. Che deve fare una fanciulla circondata da così bene antenati? State vicino. Con me. Com'è potuto accadere proprio a noi? Non lo so. Faremo mai ritorno? Non lo so. Uniti. Che accadrà alla nostra casa? Non lo so. Hanno avuto una degna sepoltura? Sì, l'hanno avuta. Non manca molto. Grazie a Dio. Dietro di me. Buongiorno, Ezio. Come hai potuto lasciare Firenze senza salutare come si deve? Ezio! Che cosa vuoi, Vieri? Oh, molte cose. Un palazzo più grande? Due nuovi destrieri? Una sposa più bella? Ah, sì. E la tua morte. Condoglianze per la dipartita di tuo padre e dei tuoi fratelli! Che succede adesso che non rimane più nessuno ad aiutare? Ho in serbo cose meravigliose per tua madre e tua sorella. Questo gioco m'è venuto a noia. Finitelo! E non risparmiate le donne! Che stregoneria è questa? Nessuna stregoneria! Abilità! Fatti vedere! Come desideri! Prendi, usa questa! Uccideteli! Uccideteli tutti! Lei! Ehi, fermo! Inseguitelo, ragazzi! Thank you.
Vi ringrazio, messere. Tieni la spada, Ezio. Ti ho già visto altrove. Non mi riconosci? Sono io, Mario! Zio Mario? Ne è passato di tempo, troppo. Ho saputo quanto è successo a Firenze. Terribile. Venite, dobbiamo condurvi via di qui. Allora, dimmi tutto. Hanno giustiziato mio padre per tradimento. Anche Federico e Petruccio. Poi sono venuti a cercare me. E tu lo sai il perché? Non ho risposte, zio. Solo un elenco di nomi strappato a un uomo che mi voleva morto. Ancora non posso crederci. Sta tranquillo. Chiariremo tutto. Vorrei avere il vostro ottimismo. Sveltiamo il passo, siamo quasi arrivati. Credo che Monteriggioni ti carverà parecchio. Pensavo che Monteriggioni fosse nemica di Firenze. Per ora. L'anno venturo saranno amiche, e l'anno dopo di nuovo nemiche. E così via. Non riesco più a starci dietro, così ci ho rinunciato. Questa è gente onesta, che lavora sodo. Nelle nostre botteghe si trova solo roba semplice, ma ben fatta e affidabile. Abbiamo anche una cappella qui. Il prete sembra una persona a modo, ma non sono mai stato un gran frequentatore di chiese. Lo sapevi che Villa Auditore ha quasi 200 anni? Fu costruita dal mio trisnonno, un uomo strano, detentore di ogni sorta di segreti. Tieni gli occhi aperti e potresti scoprirne qualcuno anche tu. Con tutte le guerre che ci sono state, questo posto sta diventando un po' decadente. Vorrei poterci fare qualcosa, ma non ho né tempo né denaro per rimettere le cose a posto. Così è la vita. Eccoci arrivati. Casa dolce casa. Allora, cosa ne pensi? È davvero notevole, zio. Ha visto tempi migliori, immagino. Credimi, la rimetterei di nuovo al lustro, se solo ne avessi il tempo. Ora che hai terminato la visita, nipote, dovresti provvedere a equipaggiarti. I miei uomini al mercato ti stanno aspettando. Torna qui quando hai finito e potremo iniziare. Iniziare? Iniziare cosa? Ma non sei venuto qui ad addestrarti? No, zio. Sono qui per fuggire da Firenze. E intendo portare la mia famiglia ancora più lontano. Ma che ne direbbe tuo padre? Vorrebbe che finissi la sua opera. Quale opera? Mio padre era un banchiere. Aspetta, non te l'ha detto? Non ho idea di cosa stiate parlando. Oh, ma che mi combini, Giovanni? Non so neanche da dove cominciare. Vai a fare acquisti al mercato. Mi darà tempo per pensare. Ma... Niente ma. Parleremo più tardi.
Qui c'è qualche soldo, se ti dovesse servire. E se avessi voglia di riposare, ti ho sistemato una stanza all'ultimo piano della villa. Il potere non muore, viene trasmesso. Il potere non muore, viene trasmesso.
Mandatemi i vostri amici. Sanguisughe appena pescate! A chi serve un salasso? Tornate se vi serve aiuto. Avanti, non siate timidi! Voglio solo aiutarvi! Nobili prezzi per nobili articoli! Non preoccuparti, non resteremo qui a lungo. Non mi piace qui. Voglio tornare a casa. Lo so. Salute, zio. Ho fatto quanto avete chiesto. E alla svelta anche, ben fatto. Ora, vediamo di insegnarti a combattere. No. Come dicevo, dobbiamo partire. Zio, con Vieri te la sei cavata a malapena. Non sopravviveresti una settimana sulla strada. Se vuoi partire, fa pure. Ma almeno fallo armato delle conoscenze necessarie per poterti difendere. Se non per te, per tua madre e tua sorella. Va bene. Ottimo! Sai maneggiare una spada, certo, ma sapere attaccare non è sufficiente in un duello. Devi sopravvivere abbastanza da colpire, perciò ti insegnerò a schivare. Avete detto che mio padre non era solo un banchiere. Inutile girarci intorno, immagino. Tuo padre era un assassino, Ezio. Ve l'ho già detto! Mio padre era un passacarte! No, era nato e cresciuto per uccidere. Lo trovo difficile da credere. E l'elenco di nomi in tuo possesso? Credi che sia solo un registro di debitori? Contiene i nomi dei responsabili dell'omicidio di tuo padre. Ho insegnato come evitare gli attacchi del nemico. Ora imparerai a sfruttarli a tuo vantaggio. Tutte queste storie di assassini e di templari sanno tanto di fantasie. Come qualcosa tratto da un vecchio manoscritto coperto di arcani segni. Come fate a sapere? Hai la lama di tuo padre. Immagino tu abbia pure la pagina del codice. Codice? Muoviti, ho un appuntamento con una signora. Vieni a prenderlo. Non riesci a combattere meglio di così? Dovresti fare più pratica. Stai facendo buoni progressi, Ezio. Oggi ti insegnerò come posizionarti durante uno scontro.
Dove stai e come ti sposti possono davvero fare la differenza. Non pensare che non t'abbia visto rovistare nella mia biblioteca. Allora, mi credi adesso? Sì, mio padre era un assassino. Ma che bisogno c'era di tanta segretezza? Hai sentito parlare dei Templari? Uno dei tanti ordini cavallereschi formatisi durante le crociate. La storia ci dice che furono annientati circa 200 anni fa, in Francia. Ma non è così. Si sono semplicemente nascosti, continuando la loro nefanda opera. Quale opera? I Templari perseguono il dominio sull'uomo. E noi, gli assassini, siamo votati a ostacolarli. Uberto era uno di loro? Sì. E gli altri nomi nell'elenco di mio padre? Templari anch'essi. Significa che Vieri... Come suo padre Francesco. Come tutta la famiglia Pazzi. Questo spiegherebbe molte cose. Hai intenzione di star... È fatto, nipote. Ora sai cavartela da solo. Grazie, zio. Per tutto ciò che mi avete dato. Sei della famiglia. È stato un dovere e un piacere. Sono lieto di essere rimasto. Bene, hai rinunciato a partire. Ci imbarcheremo per la Spagna, fra 3 giorni. Ma nipote, ti ho insegnato tutto questo perché fossi meglio preparato a colpire i nostri nemici. E se mi trovano, lo farò. Vuoi andartene, zio? Gettare via tutto ciò per cui tuo padre si è battuto ed è morto? Rinnegare la tua eredità? Bene, come vuoi. Tanti saluti e buona fortuna. Aspettate, zio, perché è così in collera? È comprensibile. Vieri non ci ha dato pace da quando sei arrivato. C'era da aspettarselo, immagino, viste le sue origini. Zio! Dove sono tutti? Sono diretti a San Gimignano, a far fuori quella serpe di Vieri. Vorrei unirmi a loro. Trovi quel che ti serve alle scuderie. Guardala, Ezio. Non sono ancora riuscita a farla parlare. Passa giorno e notte davanti a quelle piume che collezionava Petruccio. Non riesce a staccarsene. Non so che cosa fare. Non preoccuparti. Tornerà fra noi. Lo so.
L'arte della perfezione non si misura in monete. Ma perché? Non importa, non lo voglio. Ezio, che cosa ci fai qui? Mi assumo le mie responsabilità. Vieri vi tormenta a causa mia. Vieri ci tormenta perché lui è un templare e noi degli assassini. Comunque sia, voglio aiutarvi. Va bene, allora ascolta. Prima dobbiamo riuscire a entrare in città, anche se pare che Vieri ci aspetti. Ha serrato le porte e ha mandato i suoi uomini a sorvegliarle. Per nostra fortuna la città è troppo grande per il suo contingente e la porta sud è sguarnita ed è lì che attaccheremo. Va bene, Ezio. Ecco come agiremo. Io e i miei uomini distrarremo le guardie. Dopo che le avremo attaccate, tu arrampicati in cima alle mura e trova il modo di aprire la porta. Prendi questi pugnali da lancio. Usali per togliere di mezzo gli arcieri. Sono pronto quando volete. Allora cominciamo. All'attacco! Ben fatto, Ezio! Siamo dentro! Di qua, uomini!
Voglio che tu distragga quelle guardie, evitando che diano l'allarme. Spero che questo mi dia il tempo di trovare e zittire Vieri per sempre. Va bene. Aspetta, nipote. Portati alcuni dei miei uomini, per sicurezza. Torna da me quando le avrai sistemate. Bene. Che cosa hai in mente, Vieri? Nessuno lo sa, ma qualcosa lo preoccupa. Farò un altro cenno quando dovrete seguirmi. Tutte queste ronde. Dovremmo essere soldati. Invece ci ha trasformato in balie. E perché? State qui. A furia di sbraitare, senza certo dubbio. Di dar noi alle persone sbagliate. E così adesso siamo noi a pagare. Attento, o puoi fare la fine del povero Bernardo. Poveraccio, so che Vieri gli ha strappato gli occhi. Io ai miei ci tengo, quindi finiamo questa conversazione. Imbecilli, il capo ha detto a est. Ah, ma pagherete per aver lasciato la postazione. Ezio, tuo zio è stato attaccato e ha bisogno di aiuto. Va da lui! Soldino,
Ah, nipote, eccoti qua. Quanto pare il mio piano ha subito un intoppo. Gli uomini di ieri ci hanno teso un'imboscata e ci bloccano qui. Ci occuperemo io e i miei uomini di queste guardie. Voglio che tu avanzi e inchiodi quella serpe. Trova Vieri, vedi che giustizia sia fatta. Diventa sempre più facile violare il mainframe dell'Abstergo. È come se sapessi quali dati cercare, come se l'avessi già fatto. Thank you.
brava gente. Che mantello può fare? Capisci? Capisci cosa succede? Non ancora. Non capirà. Thank you.
Se lo volete, è vostro! I più noti artisti da Firenze, Venezia, Siena, Urbino! Sarà lo sgarro di qualche nobile. Quell'uomo ho già visto. Sembra laggiù, prendetelo! Feccia è sistemata. Dannazione, non posso passare di qui. Dannazione, saranno stati i soliti forestieri. Hanno ucciso per pochi spiccioli. Sospetta che nella comunità si aggiri un dono del mezzo qui, esposto nella mia bottega. Saranno costose, ma queste meraviglie valgono ben più del loro prezzo. Fermi. È deciso. Vieri rimarrà qui a coordinare i mercenari. Francesco organizzerà le nostre forze in città e avvertirà quando è il momento di colpire. Jacopo, il vostro compito è calmare la cittadinanza quando avremo finito. E quell'ubriacone di Mario? Continua a impegnare le mie forze e finirà per scoprire i nostri intenti. È una spina nel fianco, come quel bastardo di suo fratello. Allora permettetemi di riunirli, padre. Avremo tutto il tempo di liberarci dei rifiuti una volta finito. Ora, c'è qualcos'altro? Muy bien. Che il padre della comprensione vi guidi. Che il padre della comprensione vi guidi. Comandante, comandante! Che c'è? Maria Auditore ha attaccato la città. Sta cercando voi. Allora non facciamolo attendere.